Il lavoro oscuro delle ritmiche ha sostenuto tantissimi dischi di jazz. Parlando di Buster Williams, vogliamo rendere onore a questi musicisti che, soprattutto a partire dagli anni 50, hanno cominciato a contare in maniera significativa nel jazz e a dare ciascuno, secondo il proprio stile e la propria personalità, un contributo diverso ai lavori a cui partecipavano. Buster Williams ha suonato con tutti i più importanti solisti del jazz sin dalla fine degli anni 50. Nato a Camden, nel New Jersey, nell'aprile del 42, Charles Anthony Williams, questo è il suo nome completo, ha iniziato a far parte del gruppo di Jimmy Heath nel 1959, per poi unirsi a Sonny Stitt, Gene Ammons e a cantanti come Dakota Staton, Betty Carter e Sarah Vaughan. Naturalmente, a fianco di questi ingaggi più duraturi nel tempo, le sue collaborazioni si sono moltiplicate e lo hanno messo in contatto con tutti i più grandi interpreti, un elenco praticamente infinito. Elenco dove spiccano le partecipazioni in progetti quali Sphere, il quartetto dedicato a Thelonious Monk, o a The Jazz Crusaders, oppure la presenza nel sestetto con cui Herbie Hancock ha registrato The Prisoner, Sextant, Crossing e Muandishi dal 1969 al 73, o la Timeless All Stars con Curtis Fuller, Bobby Hutcherson, Cedar Walton, Harold Land e Billy Higgins. Senza dimenticare il trio sempre con Hancock e Tony Williams con cui ha suonato dagli anni 80 fino al 1995. I tre hanno chiamato spesso dei giovani solisti emergenti e di talento ad esibirsi con loro, come Wynton e Branford Marsalis, Michael Brecker, Greg Osby e molti altri ancora. L'arte del contrabbasso Buster la apprende dal padre, Charles Anthony Williams Sr., soprannominato a sua volta Cholly. Bassista anch'egli, suonava nei club la sera dopo aver lavorato di giorno. Un insegnamento ricco di aneddoti, come ricorda lo stesso Williams in numerose interviste. Un rapporto artigianale e appassionato con la musica, del tutto personale e capace di suscitare una voce riconoscibile e ricercata poi nel corso della carriera dai colleghi. Nel 1989 Williams si presenta al pubblico con un disco di sue composizioni chiamato Something More, realizzato con Wayne Shorter, Herbie Hancock, Al Foster e il trombettista Shunzo Ono. Non è il primo lavoro a suo nome che realizza, ma è quello che lo porta a considerarsi in maniera propositiva come leader, oltre che come sideman. Forma un gruppo chiamato Something More e con questo marchio di fabbrica suona nei festival e nelle rassegne più importanti. Dopo anni passati a fare il sideman, attività che prosegue ancora con successo, il contrabbassista ha realizzato quindi una decina di dischi a proprio nome, giocando sugli equilibri creati tra musicisti di differenti generazioni, sugli equilibri tra tradizioni e nuove idee per realizzare un jazz felicemente descrivibile come mainstream moderno.